vedrà del sangue virtuale sia fra noi giudici che anche da parte dei concorrenti, perché quando uno viene eliminato dopo che pensa di essere arrivato finalmente a toccare con mano il successo tanto sognato, uno poi invece viene eliminato, chiaro che uno poi piange e si dispera. Come vedi, infatti, è stato scelto come giudice dove deve andare. Ma diciamo che da un lato è una bella cosa, perché a me piacciono i gruppi, infatti mi ritrovo in un gruppo da più di 20 anni. Dal punto di vista della gara è sicuramente uno svantaggio, perché i gruppi tradizionalmente insomma, sono considerati meno dal pubblico, però è anche una bella sfida. A me piacciono le grandi sfide. Allora, quando uno viene intervistato, facciamo meglio, ma l'hanno fatto già Marco, sì, ma quello è un altro 105. Sì. Quanti 105? Io ho fatto qualche giorno fa l'intervista per la Simona, per 150 telefonica. Adesso c'è anche video, perché non ci facciamo mancare niente. Sì, esatto. Sento una radio video. Sì, esatto. Sì, siamo una... Proprio perché giustamente non ci facciamo mancare niente, l'abbiamo appena detto. Noi lui abbiamo seduto al telefono 12 giorni fa. Cosa che stava prendendo, però siamo qui, ovviamente conferenza stampa è terminata e così siamo qua un po' come dire a cazzeggiare, a mangiare le patatine. Messe in magna. Ma non ti preoccupare, ci pensa lui. Elio, il grande Elio con noi. A parte le patatine. Ti vediamo bello determinato, anche se non sei felice. Non sei stato felicissimo, degli autori, così gli assegnati di questo gruppo, però sono amareggiatissimo, sia perché mi aspettavo molti più ascolti, tutti a dire ah quanti ascolti, quanto meno di stare a casa, e poi questo fatto che mi hanno dato i gruppi, che tutti dicono che sono stati sorteggiati, non ce la raccontano più. Adesso diamoglieli a quello lì, così perde, e invece poi vince. Perché sei capace evidentemente di A me piacciono, i gruppi piacciono, adesso al di là della gara, perché non è che bisogna parlare sempre solo della gara, non è che la vita è una gara, esiste anche diciamo un valore artistico, e dal punto di vista artistico lavorare con i gruppi è più interessante. Quindi sceglierai tu quasi le ragazze. Pezzi, come accade sempre all'X Factor, verranno scelti da me e dal mio grande assistente Tafuri. Tafuri numero uno. In collaborazione con gli autori, che ci danno anche delle indicazioni, perché sì, sono stati a cantare per esempio una canzone che è stata cantata da poco tempo a X Factor. Non si sta sempre a guerra, ma si sta cantando. Secondo te, perché meglio robe, secondo te, nel senso italiano o uno straniero? Secondo me il meglio in assoluto è il mondo polifonico, perché è sempre, secondo me, l'errore che è sempre stato fatto a X Factor con i gruppi è stato quello di assegnare loro prevalentemente canzoni di cantanti singoli arrangiate poi per un gruppo. Invece noi vogliamo scegliere canzoni che nascono già per un gruppo. Senti, ma una canzone degli Elio e le Stelle Tese ai gruppi? No, possibile, è troppo difficile. Troppo non ci riesce nessuno, neanche io. Grazie. Elio. E in bocca al lupo veramente, perché saranno veramente volatili per gli appendici. Grazie. Senti, ma ci manca. Possiamo andare. Simona.